Volevo ringraziare tutti coloro che hanno preparato questa celebrazione, prima di tutto nel rendere l'ambiente più accogliente, e volevo ringraziare naturalmente tutte le autorità civili e religiose che sono state presenti e tutta la gente della parrocchia e in particolar modo della cappellania di Mezzomonte. Penso che abbiamo dato una bella testimonianza di compattezza, di unità, ma anche di cristianità, e speriamo appunto che questo modo di essere comunità, pur tra le tante tanti limiti, le tante difficoltà, ci aiuti però ad essere un segno di costruzione di una modalità di stare insieme che aiuti, ecco, veramente a stare bene. Ci abbiamo già troppi problemi, non creiamoli pure noi che stiamo insieme nella comunità. Ecco, cerchiamo invece di rendere questo nostro stare insieme più solidale e senza. E quindi chiediamo che Sant'Antonio veramente ci aiuti ad essere questo segno positivo per la città. A lui, alla sua intercessione, chiediamo che appunto possa in qualche maniera darci questo segno della sua presenza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Che Sant'Antonio possa benedirvi tutti con la sua presenza in mezzo a voi. Ecco, volevo anche così invitarvi, noi con Don Pasquale insieme con il comitato avremmo proprio desiderio di rendere ancora più bello dal punto di vista dell'accoglienza, valorizzare proprio questa chiesa, secondo quello che è stato anche il pensiero di Padre Silvano, e quindi abbiamo intenzione, abbiamo dei progetti. Vi invitiamo, ecco, a partecipare, perché possa diventare sempre più bello questo luogo accogliente, non tanto così per essere bello accogliente, ma per poter stare meglio anche noi, ma quindi rendere onore al Signore. Quindi, ecco, speriamo che nei prossimi mesi possiamo dare qualche segno appunto di questa intenzione. E tanti auguri per questa festa, perché possa essere vissuta proprio in pienezza. Io soltanto aggiungo che a rappresentare l'autorità naturalmente per il comune di San Felice, per il comune di Sabaudia, i signori della Guardia di Finanza, ma il comandante hanno rappresentato, quindi lo ringraziatelo veramente di cuore. Io direi anche che ogni momento è sempre buono, non soltanto quando c'è la festa di Sant'Antonio, ma nel momento in cui ci possiamo ritrovare sempre. Da Sant'Antonio possiamo partire per veramente, perché nel nostro piccolo, come ha detto Don Massimo, possiamo dare una testimonianza della nostra identità, quella di cristiani, di credenti. Non ci dobbiamo mai vergognare di essere quello che siamo, per cui siamo stati chiamati, senza nasconderci. Non bisogna fare niente di straordinario se non essere se stessi e veramente poi condividere quello che Sant'Antonio ci ha insegnato. Ringrazio anche i vigili urbani, ringrazio la banda, ringrazio anche la protezione civile che ha offerto anche il contributo anche a lui, e ringrazio il comitato, ma io spero che adesso non ci fermiamo qua, non dormiamo, tocca a mangiamo. Andiamo avanti. Ricetta pure, andiamo.